nessuno dice a un uomo non ti ubriacare la sera, non tornare a casa da solo la sera. Perché io non mi devo ubriacare? Perché non devo tornare a casa da sola la sera? Voglio poter fare tutto quello che fanno gli uomini. Io penso che è molto difficile malinterpretare quelle parole, nel senso che fortunatamente ad oggi abbiamo chili e chili di video e di riprese, per cui è molto difficile malinterpretare. Purtroppo quello che viene fatto nella politica, ma ripeto, che viene fatto anche tutti i giorni nelle nostre vite, è un victim blaming imbarazzante e dolorosissimo. Noi, creature fantastiche, ci sono persone! Persone che picchiano, violentano, uccidono, opprimono! È importante essere qui oggi perché sono tante le donne uccise dall'inizio dell'anno ad oggi. Le statistiche ci dicono che una donna su tre è stata vittima di molestie o di violenza e chissà quante sono quelle che ancora non denunciano. Stiamo vedendo un victim blaming imbarazzante in televisione, ma non è diverso da quello che viviamo tutti i giorni. Quindi è importante essere qui oggi, ma io sento che qualcosa sta cambiando. Purtroppo sta cambiando sulla pelle delle nostre sorelle, come è successo alla nostra sorella di Palermo, ma finalmente qualcosa sta cambiando. Io frequento le piazze da quando sono bambina, sono cresciuta in una famiglia che ha sempre frequentato le piazze e per la prima volta vedo una piazza femminista stracolma e stracolma anche di uomini. Questa è, insomma, è l'evidenza che qualcosa sta cambiando e se non cambia la faremo cambiare per forza. Ieri Giorgio Meloni, rispondendo alla domanda sul tuo compagno, Gian Bruno, ha detto che è stato mal interpretato rispetto a quello che ha detto la storia del gruppo. Cosa pensi? Io penso che è molto difficile malinterpretare quelle parole, nel senso che fortunatamente ad oggi abbiamo chili e chili di video e di riprese, per cui è molto difficile malinterpretare. Purtroppo quello che viene fatto nella politica, ma ripeto, che viene fatto anche tutti i giorni nelle nostre vite, è un victim blaming imbarazzante e dolorosissimo. Abbiamo veramente bisogno che lo Stato si prenda carico di queste istanze e che faccia qualcosa per proteggerci, perché noi siamo stanche di fare attenzione, noi non vogliamo fare attenzione, non dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo avere uno Stato che ci protegga a prescindere da quello che decidiamo di fare. Nessuno dice a un uomo non ti ubriacare la sera, non tornare a casa da solo la sera. Perché io non mi devo ubriacare? Perché non devo tornare a casa da sola la sera? Voglio poter fare tutto quello che fanno gli uomini.